Oggi il trapianto è la migliore terapia sostitutiva per l'insufficienza renale terminale. Il problema che hanno però i nostri pazienti è che spesso la sopravvivenza del rene trapiantato è limitata perché possono insorgere degli eventi quali il rigetto o altre patologie che vanno a limitare la sopravvivenza dell'organo stesso. Le nostre ricerche sono indirizzate a scoprire quelli che sono i meccanismi che portano al rigetto dell'organo trapiantato e ad individuare nuovi target terapeutici che ci permetteranno di contrastare questa patologia, soprattutto il rigetto anticorpo mediato che oggi rappresenta la principale causa di perdita del rene trapiantato. In questo progetto di ricerca utilizzeremo delle tecnologie avanzatissime, e cioè le tecnologie di proteomica spaziale. Grazie a questa nuova tecnologia, riusciremo a capire meglio i meccanismi che sono alla base del rigetto, sia del rigetto cellulomediato che del rigetto anticorpo mediato. Questi nuovi strumenti ci permettono quindi di identificare le cellule che fanno parte del rigetto, caratterizzarne la loro funzione, la loro localizzazione e soprattutto le interazioni, per esempio tra linfocita, monocita, cellula dendritica. Questo è molto importante per identificare nuovi target terapeutici, le cellule quindi implicate nel rigetto, e scoprire nuove terapie farmacologiche che aiutano a contrastare, questa importante complicanza del trapianto d'organo. E grazie al finanziamento del 5 per 1000 donato al Policlinico di Milano potremo applicare queste nuove tecnologie ed aiutare i nostri pazienti trapiantati. Non solo trapiantati di rene, ma anche trapiantati di fegato e di polmone. Questa tecnologia è applicabile a tutti i vari campi di interesse.